Ciao amici, sapete che la pancia gonfia rende anche irritabili e nervosi? A chi lo dici? È una condizione molto fastidiosa in cui tutto dà fastidio. Se vogliamo mettere KO la pancia gonfia e il gonfiore, gli addominali possono essere un aiuto valido, ma come dico sempre, bisogna pensare prima di tutto al cibo. Ma cosa dobbiamo mangiare? Ecco i miei 5 alimenti utili selezionati per disintossicarci e ridurre del tutto il fastidiosissimo gonfiore alla pancia. Ma oggi non voglio dirvi solo quali alimenti mangiare, ma anche i miei trucchi per farli funzionare al meglio. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Ananas. Diuretico e disintossicante, contiene bromelina che migliora la digestione e l'eliminazione. Il mio trucco è mangiarlo prima dei pasti, come antipasto, con un po' di peperoncino, così attiva anche il metabolismo, grazie all'effetto termogenico della capsicina piccante. 2. Banana. Contiene potassio che aiuta a contrastare l'eccesso di liquidi e ritenzione. Il trucco è mangiarla come spuntino dolce a metà pomeriggio, così si evitano le schifezze e si arriva a cena con meno fame e tentazioni. 3. Curry. È una miscela di spezie antifermentativa, quindi nemica del gonfiore. Ma io non conosco la cucina indiana. Ecco il mio segreto. Per usare il curry non serve essere chef internazionali. Basta aggiungerne un po' in cottura a verdure, carne, pesce o al sugo della pasta. 4. Tre di zenzero. Lo zenzero ha proprietà antiossidanti, antibatteriche ed è un ottimo alleato contro il gonfiore della pancia, soprattutto quando si dilata dopo aver mangiato. Il mio segreto è questo. Provate a bere la tisana di zenzero durante i pasti. Vuoi dire fredda? No, proprio calda, così favorisce la digestione ed evita il gonfiore. Ho descritto numerose ricette di tè e infusi di zenzero in questi video. E se volete conoscere le mie ricette, trucchi e strategie per stare in forma, è facile, basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche per essere avvisati e non perdere neanche uno dei miei consigli. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Quinto alimento, la cipolla. Contiene quercitina, un principio attivo antiossidante che può aiutare il corpo a eliminare il gonfiore e la ritenzione. Il mio trucco? Usare la cipolla rossa che è più dolce e tritarla molto ma molto fine. Per vedere tanti altri video come questi iscrivetevi al canale. È facile con un click, così se mangi consapevole vivi meglio. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!